Ha avuto una vasta eco l'affermazione di Angelo Scola espressa durante Redentore, secondo cui il paese ha bisogno di un soprassalto di coscienza civica. Nel servizio gli interventi di Scola, Orsoni, Zaccariotto e le immagini dei fuochi. 120.000 i veneziani e non che hanno voluto vivere e rivivere la notte dei foghi, quest'anno tricolori, in omaggio al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Moltissimi hanno attraversato il ponte votivo che porta alla Chiesa del Redentore al seguito dell'applauditissimo Angelo Scola, ormai arcivescovo di Milano, che ha dato inizio alla festa ricordando la parola salute, citata anche dal Papa durante la sua visita a Venezia. È la festa della salute ritrovata, ma come ci ha detto il Papa parlando dall'altra splendida basilica, quella della salute o è intera o non è. La salute dunque non soltanto fisica ma anche dell'anima e il pensiero non poteva non andare al rilancio della città e al lavoro. Ne ha parlato il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, annunciando che aumentano gli organismi internazionali che stanno scegliendo Venezia come vetrina. E ne ha parlato anche Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, ricordando i drammatici numeri della La provincia disoccupazione. veneziana, abbiamo la realtà di Porto Marghera, ma abbiamo altre realtà come quella del Veneto orientale che ci portano, pensiamo solo l'ultimo mese, ad avere bene 600 nuove persone che si sono iscritte alla lista di mobilità. Quindi credo che definire un'epidemia, quello che sta accadendo, sia il termine assolutamente giusto per creare un ponte votivo, ma anche tra quello che è successo in passato, quello che sta succedendo ora, e speriamo che come allora è avvenuto questo miracolo, possa anche venire un domani per tutta la nostra gente.